Allora, buongiorno. Questo è l'assegno che vi darò oggi. Potevo anche scriverlo soltanto, però ho preferito fare un video per spiegarvi meglio, perché a volte anche leggere le istruzioni di un assegno può risultare faticoso quando sono troppo precise. Allora, venerdì 27 marzo, oggi. Copia sul quaderno le due schede, cifre e numeri e la linea dei numeri. Ora ve le mostro, stanno qui. Le due schede dovete copiarle mettendo il quaderno orizzontale, cioè girato, non la pagina come si scrive normalmente, ma in questa posizione, perché ci sarà più spazio per fare la linea dei numeri fino a 20. Ora vi mostro le schede. Cifre e numeri e linea dei numeri. Allora, cifre e numeri, eccola qui. Bisogna copiarla sul quaderno e studiarla. È molto semplice. Cos'è una cifra? Una cifra è un simbolo. Noi abbiamo 9 cifre, ce l'hanno insegnate gli arabi. 0, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le cifre. Con le cifre possiamo formare tanti numeri. Ora stiamo studiando numeri di una cifra, tipo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sono numeri di una cifra, ma quando andiamo a scrivere già il 10 è un numero formato da due cifre, l'11, il 12. E poi voi adulti sapete che i numeri hanno anche cifre molto grandi, come i numeri delle stelle. Tanti, tanti, sono numeri con tante, tante cifre, 6, 9, 12, che fa fatica pure a leggerle, tutte quelle cifre insieme. Ora le scriviamo questo, perché molti di voi sbagliano ed è bene scriverlo. Quando faccio la linea dei numeri, ogni cifra non va nel suo quadratino. Così. In tutti gli altri casi ogni cifra va nel suo quadratino. Qui c'è 1 e qui c'è 8, un esempio. Poi scriviamo questo perché è bene ripeterlo. La cifra 1 nel numero 18 vale una decina, cioè 10 unità. La cifra 8 vale 8 unità, sono proprio 8 unità. Poi qui scrivete quello che abbiamo detto all'inizio. Quante cifre conosci? Quante ne conoscete? Non ve lo ripeto, ve l'ho già detto, bambini. Ora scrivi 3 numeri formati da 2 cifre, li scegliete voi. Noi conosciamo i numeri da 0 a 20. Infine scrivi 3 numeri formati da una sola cifra. Continuiamo a leggere l'assegno. Nel libro Discipline, lavora a pagina 62 e 63. Ma quasi tutta la classe le ha già fatte. Le ho riscritte queste 2 pagine perché sono importanti e se non le avete fatte è il momento giusto per recuperarle. Sono queste 2 pagine qui. Questa sulle operazioni inverse. Quest'altra, comunque aggiungi, cioè addizione, addiziona, togli, cioè sottrai. Dovete farle se non le avete fatte. Poi c'è questa pagina qui, la pagina 86, da fare sul libro. Non ve l'ho ancora assegnata. C'è un grillo che fa i salti. Dovete scrivere qui i numeri che vengono facendo 4 salti, poi ancora 3 e dovete colorare le caselle giuste. All'indietro il grillo sul libro, i salti li ha fatti sopra. Io voglio che voi cancelliate così, come ho fatto io, senza fare scarabocchi, e i salti al grillo glieli fate fare di sotto. Il grillo magari non lo disegnate. Perché è importante andare sopra quando si va in avanti e sotto quando si torna indietro. Avrete un maggiore ordine mentale. Qui non c'è niente da spiegare, basta leggere la consegna. Queste addizioni del numero 3 e del numero 4 le fate sul libro, ma le fate anche sul quaderno.
e come bisogna lavorare ve lo mostro fra poco con altre due immagini. Qui è importante imparare a mettere i numeri agli esercizi. Qui è pagina 86 numero 1, pagina 86 numero 2, numero 3, numero 4. Quando si fa un esercizio sul quaderno è importante scrivere esercizio pagina 86 numero 3, per esempio. Ecco qui sul quaderno scritto addizioni e sottrazioni, pagina 86 numero 3. Beh, avrei dovuto scrivere anche il libro discipline, ma lasciate perdere, mi sono distratta io, non fa niente. Le addizioni, ho scritto lavora come negli esempi, scrivi il segno più o meno, l'ho copiato qui. Più o meno, qui avrete messo più, 9 più 4 fa 13, e qui 9 meno 4 fa 5. Questi due esempi ci ho messo due piccoli rombi blu per farvi vedere che sono gli esempi, li ho eseguiti qua. Qui ho fatto il quadratino e ci ho scritto più. E qui ho scritto con l'operazione inversa 9 più 4, 13. No, 13 meno 4, 9. È importante scrivere la decina con rosso. È importante scrivere ogni cifra nel suo quadratino, lo ripeto ancora, perché soltanto sulla linea dei numeri non dobbiamo scrivere i numeri, cioè ogni cifra nel proprio quadratino. Questo è un altro esempio e adesso passiamo all'esercizio pagina 86, numero 4. Infine l'esercizio numero 4, l'ho scritto qui. Addizioni e sottrazioni, pagina 86, numero 4. Scrivi il numero che manca. Questo l'ho copiato da qui. Lavora come negli esempi. Gli esempi sono tre. Ne ho fatti tre, così avete meno fatica, ma dovete comunque imparare. 8 più quadratino vuoto uguale 15. E l'ho scritto con il criterio di imparare sempre che cosa sono le operazioni inverse. Addizione è inverso della sottrazione. Sottrazione è l'operazione inversa dell'addizione. 8 più 7 è 15, 15 meno 7, ritorniamo a 8. Questo è il secondo esempio, è simile al primo. Il terzo esempio, eccolo qui. Il quadratino vuoto è all'inizio. Ho fatto, vedete, due quadratini ho lasciato, appunto per essere ordinata. Per farla devo fare, per completarla, devo utilizzare, secondo voi, cosa? La sottrazione, perché se mi manca un numero e questa è un'addizione, io faccio 20 meno 7. Se avete difficoltà, prendete un righello, una linea dei numeri, tornate indietro da 20, 7 salti, arriverete a 13. Quindi poi scrivo 13 più 7, 20, 20 meno 7, 13. Ecco, questo è tutto. Vi auguro buon lavoro.